tutti ragazzi, il mio nome è Agromoderni. Siamo qua in questo nuovissimo episodio di Italian Farm. Finalmente siamo tornati al lavoro. Siamo tornati su questa nostra bellissima pianura padana. Allora, come vedete, qua ci sono i due soggetti del video di oggi, che sono il John Deere 8530 con la zavorra, di cui mi avete chiesto tantissimi link nella live, di cui parleremo dopo, e poi accoppiato anche con il Pagliari SC820 Aerone. E poi il secondo soggetto, che invece è la Class Mega 218 Dominator, sempre già visto, con la testata Gerinhof. Allora, lo so che ho fatto davvero tanti acquisti nuovi che voi non avete visto, o meglio, voi non avete visto l'acquisto di questa Gerinhof, che vi lascio in descrizione, ed è il modello più piccolo di della mod che stiamo utilizzando anche in Pro Farming. Quindi se andate a vedere Pro Farming, noi utilizziamo quella da 12 file, non mi ricordo quanti. Adesso vi faccio vedere per benino qual è. Allora, voi scaricate quella mod lì, che non mi pare sia neanche da estrarre. Ce ne sono due, c'è sì quella da 12, c'è cioè la Gerinhof Star Horizon 12-75 e poi invece la 6-75. Noi abbiamo preso questa qua perché diciamo che 4 file era un po' piccola per la Mega e quindi si passa subito alle 6. Allora, ma non è stato l'unico acquisto che ho fatto off camera, perché ho anche fatto questi due, ops, qua da tirar fuori, questi tre acquisti, che in realtà ho già spiegato nella live che ho fatto. Cosa, quando è che l'ho fatta? Domenica? Sì. Ah, qua c'era il fosso. Vabbè, fate finta che sia stato. Nella live che ho fatto domenica. Domenica abbiamo giocato un'ora e mezza insieme su questo salvataggio, parlando in diretta. Quindi, però potete anche andarvela a vedere se non l'avete ancora vista, al link che comparirà adesso. E se non è ancora comparso, lo potete cercare sul canale. E quindi questa live, oltre che a parlare, vi ho fatto vedere i nuovi acquisti, che sono uno, questo bicchi qua, che è stato fatto da 352C ed è stato convertito ed ottimizzato da Gianlu Farmer. E poi, dopodiché, abbiamo anche comprato, o meglio, ho comprato prima questa, che è la Kverneland. La Kverneland Optima, adesso vi faccio vedere, Ok, allora andiamo subito a cercare la categoria seminatrici. Ecco qua, Optima 5 o V. Penso sia 5, non V. Comunque, questa. Questa è una mod, o meglio, questo è un contenuto scaricabile che fa parte del DLC Gold. Quindi ripeto, dato che l'ho già detto, ma tanto ci sarà sempre qualcuno che non capirà. Quando dico DLC o contenuto scaricabile, cioè quando dico DLC o contenuto a pagamento, tratta di raggruppamento di mod che serve per farci un po' di soldini all'azienda produttrice del gioco, ma anche a voi per espandere il parco mezzi. Questo cosa vuol dire? Che sono delle specie di mods, quindi contenuti, appunto, attrezzi e mezzi aggiuntivi. Voi però pagate, a differenza di trovarli gratuitamente, e sono ufficiali. Per scaricarlo barra comprarlo, in realtà comprarlo, potete andare sul sito www.farming-simulator.com, che è quello originale. Oppure mi pare che stiano girando dal GameStop le versioni del gioco già con la Gold Edition, perché questo è un DLC Gold Edition. Quindi potete trovare in negozi, diciamo, di videogiochi anche il gioco già con questo già preinstallato, quindi ovviamente dovrete ricomprare un'altra volta il gioco, e ovviamente non al prezzo singolo del DLC, ovviamente al prezzo di il prezzo normale del gioco, più penso anche qualcosa di più, una sovranità sicuro, ma penso proprio di sì. Allora, adesso volevo solo mettere qua la Kverneland, perché vi spiego un pochino cosa è successo. È successo che mi sono messo per registrare un po' di tempo fa, prima di Natale. Ho detto, vado a registrare. Anzi, forse addirittura andavo ancora a scuola, se non sbaglio. Non mi ricordo. Comunque, mi ero messo lì per registrare. Faccio che inserire la mod della testata.
vado che faccio che prendo la mititrebbia, prendo la testata, partiamo, mentre stavo registrando vado fino a questo campo qua, perché ho detto boh, in questo episodio trebbiamo il mais, apro la testata e inizio a trebbiare qua e non trebbiava, cioè sono entrato nel campo ma non trebbiava, ma com'è possibile? E poi mi sono accorto che mi ero dimenticato di mettere appassimento su off, cioè su no, e quindi tutto il mais che vedete qua è tutto appassito, una roba pazzesca, gigantesca, cioè un appassimento gigantesco. Ma vabbè ragazzi, non so che dirvi, noi ci siamo dati da fare, in quell'episodio lì fantasma ho fatto che comprare la Kverneland per seminare di nuovo del mais. Però c'è stato anche lì il piccolo inconveniente che l'episodio è venuto un po' noioso. Uno per il file iniziale e due perché non avevo molto da dirvi. Quindi cosa ho fatto? Ho deciso direttamente, boh, non lo carico più, registro qualcos'altro per quel giorno lì. Alla fine non mi ricordo neanche più cos'è che ho registrato quel giorno lì, comunque ho portato qualcos'altro. E ho detto, boh, magari o faccio qualcosa in live come poi ho fatto, oppure poi vedrò di riregistrare. Quindi niente, nella live quindi il lavoro è stato principalmente seminiamo e ci portiamo avanti. Ora direi che qui lo lasciamo fare un pochino da solo, poi dopo vediamo come sistemarlo. Faccio partire anche questa, così noi ci portiamo un po' avanti. Devo mettere tempo su zero, ok. Il bicchi mi è servito perché le seminatrici hanno una capienza molto ridotta, soprattutto quella da per il mais che va anche molto veloce. E quindi avevo proprio la necessità di tornare sempre indietro, allora col bicchi che mi è costato poco, mi pare 1500 euro, lo dico 1500? Do sta mi pare, eh? No, i rimorchi non è ribaltabile, ecco qua, vedete che ci sono queste versioni qua. Io tra l'altro teoricamente ho la versione 2 perché l'ha messa su un gruppo di tester Gianluca e io ho solo quella. Poi voi non so se l'ha già rilasciata, comunque in descrizione vi lascio il link sicuro, o per la 1 o per la 2, voi fate che scaricarla. Comunque come vedete 1500 questo qua con i sacchi, in realtà solo 1000 gli altri. I sacchi non sono da riempire sempre, lo vede un po' come se andassimo noi in azienda direttamente, ok? Quindi parto, vado vicino al rimorchietto, faccio R per riempire e poi lui fa finta che fossi qua, vedete sono proprio questi sacchi qua, e mi scala i soldi. Allora direi di non perdere tempo e andiamo a trebbiare, perché altrimenti ci incischiamo tutto il tempo, 8 minuti passati così, io non lo so, cioè, dai. Allora, con X diamo la barra, ok, classica Jerenhof, questa barra è stata, mi pare sia di derivazione di Farming Simulator 2013, ma non ne sono sicuro in realtà. Ora, volevo solo controllare, ecco, voilà. Ora partiamo, ci scegliamo un bel campetto con il mais, tanto ne ho già seminati parecchi e sono anche andato avanti con la semina normale, tranquilli, giusto per darci una mossa. Allora, l'entrata mi pare che sia di questo. Sì, lì c'è fuori il massi solo perché comunque li ho anche concimati per farli rendere un po' di più rispetto alle rese di prima, delle scorse raccolte, trebbiatamento, neologistica. Allora, tra l'altro oggi in teoria è ricominciata la scuola per tutti più o meno, perché non penso ci sia qualcuno che mi hanno chiesto. A meno che non siete stati a casa, in teoria tutte le regioni sono ritornate a scuola sui banchi oggi, quindi spero che sia stato proficuo e interessante il vostro ritorno. Perché non sta trebbiando? Ciao, dovresti trebbiare, sei una tre... Ah, giusto. Lui. Perché cliccavo il tasto sbagliato? Vedete, da tanto tempo che non gioco a farming e uno poi si dimentica anche i tasti. Vedete? Ecco, come vedete siamo appena entrati nel campo, siamo già al 4%, non vorrei dire, ma direi che è proprio una bella soddisfazione. Poi dopo parliamo anche del pagliari, di cui non abbiamo ancora parlato perché non l'abbiamo ancora utilizzato, nonostante ci sia sotto la tettoia già dall'inizio.
Ora con voi, mentre facciamo magari le capezzane, due giretti attorno al campo prima di mettere il treviene automatico, volevo parlare un pochino della Fiera Agricola di Verona. Perché? A me piacerebbe tanto partecipare per il discorso che, sapete, mi sono messo in testa che da quest'anno in poi volevo partecipare a tutti gli eventi più grandi. Quindi di sicuro in Italia mi sarebbe piaciuto Fiera Agricola, Verona ed EIMA di Bologna, che se non sbaglio sono tutte e due quest'anno, una a febbraio, inizio febbraio, e l'altra a novembre. Comunque queste sono le due più grandi fiere dal punto di vista dell'agricoltura in Italia. Poi per carità c'è anche Agri Levante che è carina, c'è quella, c'è Enovit campo, poi c'è quella in fiera in campo di Arcelli se non sbaglio, ce ne sono anche altri grandi nomi, ma diciamo che le due più importanti, quelle dove le aziende di solito portano le novità, sono Fiera Agricola ed EIMA, anzi principalmente EIMA, le grandi case. Comunque il discorso qual è? Mi sto organizzando per venire alla Fiera Agricola. E dato che è anche un'occasione che sfrutto come sempre per incontrarvi, per incontrare voi fans, come anche ho sempre fatto a Savigliano, voglio sapere assolutamente qual è il giorno in cui la maggior parte di voi, se andrà, quindi rispondete solo se andrete, non scrivetemi il commento "no, io non vado", che sono commenti inutili, più che altro utilizzatelo per commenti, commentate per la serie, utilizzate quel commento per la serie, ma non per scrivermi "no, io non vado". Però per tutti quelli che hanno intenzione di andare o pensano che andranno, fatemi sapere il giorno in cui andrete, solo perché io devo capire se andare, pensavo, o il venerdì o il sabato. Tanto mi organizzerò io, probabilmente andrò o io con un paio di amici, in treno, quasi sicuramente. Ci sarà da alzarsi presto e farsi tutta la pianura padana. Bello. E comunque vabbè, fatemi sapere veramente che giorni sarete in fiera, perché devo capire se viene anche un sabato, giusto per organizzarmi. Per chi non lo sapesse, una fiera che diciamo che mette insieme sia il lato delle macchine agricole, ma non è esclusivamente macchine agricole, come può essere, che ne so, la fiera di Savigliano a Cuneo, che invece è proprio una fiera solo ed esclusivamente della meccanizzazione agricola. Potete anche trovare delle parti dedicate invece all'allevamento, oltre che degli stand, e me è sempre stata una cosa che mi ha incuriosito, degli stand esterni dedicati esclusivamente alle prove, alle dimostrazioni, tutte queste cose qua. Per esempio era nata un po' di tempo fa quel video che qui è stato anche ripetuto e ha fatto il giro, non dico del mondo ma quasi, la New Holland che faceva le dimostrazioni attaccando, non mi ricordo che serie c'era all'epoca, forse i primi T7000, adesso non mi ricordo, che sollevava davanti un trattore da frutteto e dietro un trattore della serie 6000. Pare che eravamo già nella serie T. Mi pare che eravamo già nella serie T. E comunque diciamo che il discorso è questo, è una fiera che secondo me merita. Ovvio che magari se dovete scegliere fra EIMA e Verona, a meno che, cioè, non abitiate proprio a Verona, io sceglierei magari più EIMA, perché comunque è sempre la più grossa d'Italia, se non sbaglio per i numeri. Però allo stesso tempo, anche se vi piace l'agricoltura ma non vi fanno impazzire i trattori e tutte queste cose qua, perché state guardando i miei video? No, scherzo. Perché andare all'EIMA, che principalmente ed esclusivamente incentrata sui mezzi agricoli, quando puoi andare ad una Verona, ad una Fiera Agricola di Verona, che invece ti porta anche nel mondo dell'allevamento, nel mondo dell'agricoltura, proprio dell'agronomia, queste cose. Poi io parlo e non sono in realtà un esperto pazzesco, perché non ci sono mai andato, sarebbe quella la mia prima volta. Comunque, per capirci, agli inizi di febbraio, quindi 2-6, se non sbaglio, dal 2 al 6, ripeto, io ci andrò probabilmente venerdì e sabato, quindi fatemi sapere voi se c'è qualcuno di voi che ci va venerdì o sabato, perché sono davvero curiosissimo
sono proprio curioso di sapere poi quando è che andate, più o meno le statistiche, solo per organizzare. Allora, qua, soliti casini, bisognerebbe seguire solo questi. Ok, allora, prendiamo il nostro bel 8530. Nella live che abbiamo fatto, abbiamo anche visto e parlato un pochino dei nuovi e possibili investimenti per l'azienda e nulla, siamo indecisi su cosa prendere come prossimo trattore. Io pensavo al Fendt 930, quello nuovo che è uscito, ma in realtà alcuni hanno detto che secondo loro è meglio il 724, quindi dato che penso sia tipo un quinto o un terzo delle persone che hanno visto e mi hanno dato il loro parere rispetto a quelle che adesso staranno vedendo questo episodio, ve lo ripropongo. Scrivetemi nei commenti, oltre a quando andrete in fiera, che cosa secondo voi dovrei prendere. Diciamo che le scelte principali sono o 724, o Fendt 724, o Fendt 930, perché voglio prendere un Fendt. E gli unici due Fendt che mi garbano un pochino sono quelli, a parte quello di Giucca, ma li lascerei stare dato che c'è già in profarming. E vi dico anche già che se qui prendiamo uno in profarming prenderemo l'altro, giusto per darvi una visione a 360 gradi. Allora, facciamo che io adesso faccio un piccolo taglio, riempo il pagliare e poi andiamo a vendere il mais perché siamo veramente a corto di soldi, oltre che con tantissimi debiti, 130.000 euro di debiti. Quindi adesso dobbiamo iniziare a far fuori il mais alla grande, magari gli faccio un altro giro di capezzagne. Ragazzi, allora ho riempito il nostro amicone Pagliari e adesso andiamo a scaricare, a svendere tutto, manco fossimo strani. Allora guardiamo un attimo, non mi pare che ci sia solo un punto vendita. Eh sì, è proprio solo il mulino, c'è il mulino e basta, quindi andiamo al mulino. Diciamo che non abbiamo molta scelta. Ora giriamo. Intanto io volevo parlare un attimo di questo rimorchio, dato che so già che almeno il 5, se non il 10% di voi, ancora prima che arrivasse questo momento, avrà già scritto: il link del Pagliari non c'è in descrizione, dove lo posso trovare? Allora, il Pagliari è una mod per donatori. Abbiamo parlato anche di questo, tra l'altro, nella live, quindi se ancora non l'avete fatto vi consiglio di andarvela ad ascoltare, nonostante ci sia io che parlo, diciamo, in un modo lievemente discontinuo, perché comunque devo tenere d'occhio il gioco, parlare e tenere d'occhio la chat, quindi non era proprio così facile. Ma comunque abbiamo parlato anche delle mod per donatori, come questo Pagliari. Questa è la mod per donatori fatta da Vitali e Marco Lussi. Non mi ricordo. No, mi pare che questa non è una di quelle che ha convertito anche Gian. Non mi pare che sia stata convertita da Gian Lu Farmer. E quindi niente. La potete avere donando a loro. Non c'è altro modo legale. Poi ovviamente se ve lo fate passare dall'amico che ha già donato, o qui o lì, non sto a dire altro. Ovviamente la potete avere anche voi, ma lì ovviamente si sfocia in argomenti di cui non voglio parlare e che non sono neanche legali. Comunque. Vi chiedo anche per favore di non aprire un altro discorso sul donare o meno, è giusto fare mod per donatori, è giusto non fare mod per donatori, tutte queste cose qua. Allora, adesso premiamo solo un attimo questo. Caricare, come avete visto la portata è di 43.000 se non sbaglio, quindi è un bel passo avanti e porta abbastanza questo rimorchio. Io conto di trebbiare tutto. Fatemi sapere un'altra cosa nei commenti, neanche questo, fatemi sapere se volete che io vada avanti a trebbiare magari o in live o comunque off camera. Di sicuro non penso di farlo in un altro episodio, proprio perché voi avete già visto trebbiare, quindi sarebbe una ripetizione.
E poi noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove faremo qualcos'altro. Magari potremo riempire le trincee, iniziare a far trinciato, quindi. Oppure cosa c'è d'altro? Beh, iniziare a pensare alla razione mista, ma tanto se non abbiamo distillato né altro. Una bella questione. O iniziare a fare balle di fieno, magari. Potremmo anche fare delle balle di fieno. Comunque, direi che per il tempo per noi, per vederci, per salutarci, per oggi è finito. Ho già parlato abbastanza e, come vi ho già detto, adesso siamo rientrati, io compreso, nel periodo scolastico, non siamo più in vacanza, quindi ritorno alla normale programmazione. Durante le vacanze i video uscivano un po' all'ora che volevano, adesso invece ritorno all'ora delle 2:30, quindi niente. Ah, ecco, e ricordo come al solito che i video da ottobre a questa parte, o da novembre, non mi ricordo, comunque da un po' di tempo escono in modo irregolare, quindi non faccio più come una volta video ogni giorno, quindi evitate di scrivere: ma quando è che esce quell'episodio? Perché non esce quell'episodio di quella serie? Perché non porti quell'altra serie lì? Calma, io porto ciò che ho voglia di portarvi, questa è una cosa che ci tengo a sottolineare, quando riesco a portarvelo e quando mi va anche di portarlo, perché non è il mio lavoro, quindi posso decidere di fare questo tipo di cose. Ora, ho attivato per sbaglio l'IC e mi sono incostrato nel palo stop. Giustamente palo stop, quindi bisogna fermarsi. Perché? Why? Why did you do this? Ah, ma c'era il timone fallato. Fallato. Va bene, direi che con questo mega ingorgo noi ci salutiamo. Io vedo di risolvere la cosa. Ci sarà pure un po'. Sì. Cioè, per esempio togliere questo mastering, per esempio. Ma va bene lo stesso. Ah, per attivare questa modalità che voi avete visto, tutta sbrilluccicosa con immagini, e per sapere cos'è che fanno tutte queste cose, andate a cercarvi il mio tutorial sull'utilizzo della modalità sviluppatore. Così, per rispondere già a una delle domande che mi farete nei commenti. Da Gromaderni è tutto, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi.